Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andiamo a fare un'altra ricetta con mia nonna, che è una ricetta molto particolare. È buona per bambini, per vecchi, per tutti. Che sarebbe brodo di carne con la parte di carboidrati, che poi sarebbe sto panettone, no? Però un brodo può essere vegetale, può essere carne, può Ah. essere pollo, può essere comunque Ah. uno fa, Ok, quindi il comunque un pesce. brodo può essere come volete voi. Adesso vi andremo a far vedere il brodo, cioè cosa serve per fare il brodo, perché noi l'abbiamo già preparato ovviamente per fare la ricetta, perché Un sennò. brodo, sedano, carote e cipolle. Brodo vegetale, quindi semplice, sedano, carote e E cipolle. poi lo stesso intoppo, con la carne. Oppure con la carne, quindi sarebbe brodo di pollo Di o carne. di manzo. Ah, sì. Molto semplice, preparate il brodo e adesso vi faremo vedere come andare a preparare questo panettone, che poi sarà la parte di carboidrati che andrà all'interno del brodo. Venite con noi. Allora, la prima cosa che andiamo a fare è quella di rompere 6 uova in una ciotola e poi aggiungere sale e pepe a piacimento. Nonno adesso aggiunge il sale. Sì, sbatti un po'. Devo girare? Sì, vai. No, non ce la faccio. Se ne fa buono. Uova fresche, giustamente, non è che ci mettono uova fresche. Vabbè, se non hanno le galline, no, come fanno? Ah. Andiamo prima con l'aggiunta di tutte le cose liquide. In un pentolino dovete far sciogliere 100 grammi di burro. In questo modo, così, 100 grammi di burro. E poi si aggiunge all'interno delle uova. Aspetta, non vengono già male. Facciamo così. Deve essere freddo o caldo, Che cosa? no? Il burro. No, più freddo, con Freddo? temperatura molto calda, un po' di cielo. Se molti cavo, continui no. Tac. Ecco qua. Adesso mettiamo la farina. Sempre 100 grammi. Sempre 100 Nonna ha grammi. fatto 50 semola e 50 zero. Ma si Però può fare come uno potete usare la farina che volete. vuole. Meglio che da integrale, neura, da non. Ah, no, quella no. Quella integrale no, è neura, non ci piace, è nera. Un po' di olio di gomito e andate a girare, con la nonna per i muscoli. Poi ci credo io e Poi poi aggiungete mettiamo il parmigiano. il parmigiano, poi aggiungiamo il parmigiano e giriamo. Perfetto. Già fatto, Ah, perché? no? Che c'era un cambio, no? No, mi sto coso. Bravo, che Siamo più ordinati possibile, vero sta. Non lo so, non è tanto ordinata la situazione. o no? Come no? Non c'è niente, vedi? Prendiamo la placca da forno qua. Dovete ricoprire una placca da forno con della carta forno e poi andate a mettere sto composto sopra, perché dovrà venire sta specie di panettone Una alla specie fine. di frittata. È una frittata in pratica, ecco. Ma questa ricetta no, da dove viene? Questa è delle Marche, marchigiana. Marchigiana? E tu come hai conosciuto questa ricetta? Nonna girava. Quindi tutto il composto sulla placca, che poi va infornato, giustamente. Ma dopo vi facciamo vedere. Io quando ero piccolo nonno lo conoscevo come panettone. Nonna fa il panettone a Natale e a Pasqua. C'era sempre il panettone. Questo piace molto ai bambini pure. È buono veramente. E poi si distribuisce uniformemente proprio per andare a creare questa specie di frittata. Una ricetta molto semplice, Questo è un po' di più che altro. no? Il brodo è la cosa più difficile secondo me. No, non è difficile, adesso è buono. Eh. Se fai acqua, te mangiare. Dopo lo facciamo vedere il brodo che ha fatto nonna. Però è un brodo di carne normale, cioè il brodo di pollo. Hai fatto no, giusto? Sono bravo a fare queste cose. Sì, no, secondo me sì. Io vado troppo ambressa da fare. Sei troppo veloce. Tengo pazienza. Perché se una volta che lo fanno veramente, che lo provano, dopo lo fanno sempre perché invece si fa pasta in brodo e cose, fanno Fanno così. sto panettone, sta frittata. È meglio. Dovete provarlo, pure per chi ha bambini piccoli a casa, Persone anziane persone anziane che non che vanno mangiare tante cose, che sono sostanziose. È buono, piace. Buono, non so. Ma buono, buono, buono. Tutti che di casa l'hanno provato o vogliono, ancora si ricordano quando la figura di cancello era un guaglione e venivi i guaglioni canghi, compagni e cose, e giù facetti parecchie volte. Ogni volta, ancora quando avevano un musichiere e cose, dopo un capello panettone, ecco qua. Io pure lo conosco come panettone, No, questa è minestra per brodo, basta. no? Nonna ha distribuito tutto il composto sulla placca da forno e adesso Vai in forno. va in forno. Per quanto tempo, Ah, nonna? subito, no, 15 minuti, 10-15 minuti a forno. 10-15 Poi minuti. si vede quando comincia a fare. Dorato.
È buono. Quanti gradi l'abbiamo messo, no? 200 quasi, 180. Cioè... 180 gradi. Mm. 180 gradi statico. Però deve essere statico, non è, deve essere ventilato. No. Ok, quindi 180 gradi statico. Ci vediamo fra poco. Allora, questo qua è il brodo che nonna ha preparato già. Adesso lo stiamo facendo riscaldare perché poi questo panettone, questa frittata andrà messa qui dentro. Poi vi faremo vedere come. Verrà tagliata a quadratini, a cubetti e verrà messa qua dentro come se fosse pasta. Il brodo di carne in questo caso è stato preparato con sedano, carota, cipolla, pomodori e il pollo. Non c'è proprio una ricetta perfetta per il brodo. Ognuno ha la sua. Poi potete fare pure un brodo di carne di manzo, potete fare solo un brodo vegetale, come volete voi. Questo è appunto il brodo e adesso lo stiamo facendo riscaldare. Inizia comunque a sfrigolare, si sta cuocendo. E tu che hai detto, no? Niente, mo si può pure spegnere il forno, perché mentre che il forno si raffredda, mentre che si raffredda si raffredda il forno, si continua a cucinare. E si continua a cucinare. No, senza lava, non è. Basta che è caldo alla fine. Sì. Cioè, una volta che è arrivato a temperatura si può pure spegnere poi. Più o meno un quarto d'ora comunque ci sta mettendo per cucinare. Questa forno non è che deve venire bruciata. Deve diventare leggermente dorata. Appena appena. Allora, dopo 15 minuti più o meno è leggermente dorato ed è cotta la nostra frittata. Si viene un tagliere più bello, si può fare come una carne, se no l'hanno fatto più solo. Beh, alla fine è una cosa paesana, no? Quindi dove lo tagliamo, tagliamo, non è che vogliono la sostanza su internet. Quindi abbiamo trasferito la frittata sul tagliere, su un tagliere di legno, e adesso andiamo a tagliarla. Prima che si sciolga. Ah, prima strisce. E poi la fai tu. No, la fai tu. No, la fai tu. Ah, e poi vincere l'occhio, fa l'occhio. No, e poi faccio le robe che ho già fatto. Ah, se no te la faccio io, se no. Strisce e poi così. E poi taglia, che sono grossi a canottra i pastini. No, devono essere tagliati a quadratini, così. In questo modo, una volta tagliati li mettiamo in un piatto e poi sono pronti praticamente per essere messi nel brodo. Perfetto. Comunque che si può salutare, non è che è una cosa... No, vabbè, non è una cosa esageratamente... Faccio bene, non è? No, quindi mo teniamo sto panettone. Abbiamo messo a riscaldare il brodo. Ma io... Mo mangiamo. Dai, mangia tu. Ecco. Io non ne vuoi. Quest'ora no, ma mangiare tutti mettiamo. No, non può. Dopo tu fai sta cosa. Come funziona, no? Come facciamo adesso? Allora faremo. O pigli giù un mito. Metti il parmigiano. E poi si finisce con del parmigiano. E si impiatta. E mo allora impiattiamo, nonna, e poi io me lo mangio, giusto? Vedi tu. Quindi è arrivato il momento dell'impiattamento. Impiattamento molto rustico, no? Perché qua non è che stiamo facendo. Che bello fare colazione con brodo e panettone, no? Ma tu non ci dici come. Ah, ok. Noi siamo operativi presto. Siamo giunti quindi al termine di questo video, di questa seconda ricetta con nonna e di questo panettone in brodo. Vi abbiamo fatto vedere come si fa, è una ricetta molto semplice, non ci vuole niente di speciale, niente di particolare, nessuna laurea come al solito. E adesso vado a provarla, vi faccio sapere com'è. Troppo buona, sembra una cosa assurda ma è buonissimo, dovete provarlo assolutamente, dovete farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. Questa è una ricetta adatta a tutti, grandi, piccoli, bambini, anziani, per chiunque. Potete prepararla anche in anticipo, potete congelare la frittata o il panettone e il brodo lo preparate in anticipo, lo congelate, quindi avete sempre un piatto completo pronto in 5 minuti. Noi ci vediamo in un prossimo video, grazie a tutti, ciao.